Ciao e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi presento una nuova location, un nuovissimo tavolo, ci tengo a dirlo, questo è di mia suocera che era di sua mamma, quindi ha più di 120 anni, l'abbiamo ristrutturato e quindi ci tengo a presentarvi le nuove ricette. Oggi vi preparo i cantucci, un dolce buonissimo da accompagnare magari con una ratafia o con del vin santo. Gli ingredienti che userò sono 300 g di farina zero, 10 g di lievito per dolci, un limone, 130 g di zucchero, 120 g di mandorle intere senza sgusciare, 3 uova, del burro sciolto a bagnomaria, oppure possiamo usare, qui ne ho usato 80 g, oppure possiamo usare 70 g di olio di oliva. Iniziamo con la preparazione. Mettiamo la farina centrale. Facciamo un po' contadella, allarghiamo, rompiamo le uova, ci mettiamo lo zucchero e iniziamo a girare, così giriamo bene con la forchetta, così facciamo sciogliere lo zucchero per qualche minuto magari. Ora facciamo una bella grattugiata di limone. Mettiamo il burro a bagnomaria, che abbiamo sciolto a bagnomaria, come ho detto prima. Incorporiamo le mandorle. Mettiamo il lievito per dolci. Aiutiamoci con le mani e la forchetta e lasciamo incorporare tutta la farina che c'è. Ora ci aiutiamo con una spatola. Ora prendiamo una teglia con la carta forno. Io all'incirca divido l'impasto in tre. Ora con un pochino d'olio mi ungo le mani e inizio a fare un salsicciotto. Preparo un salsicciotto e lo adagio sulla teglia, in questo modo. Prendo un altro, mi ungo di nuovo le mani, faccio il salsicciotto in modo che in questo modo non si appiccica alle mani. Adesso in forno a 180 gradi per 20-25 minuti. Ora li ho sfornati da un po', si sono raffreddati, ora li tagliamo un po' in spiego. Ora li rimettiamo sulla teglia, tenendo la parte morbida sopra, in questo modo. Ed ora in forno a 220 gradi per 3-4 minuti. Sono pronti i nostri cantucci, ho degli assaggiatori insieme a me, che i miei nipotini che mi hanno detto: nonna, vogliamo i cantucci. Ora là, iniziamo? Sì. Sì. Prendete, io qui ho un bicchierino col vin santo che è molto buono e quindi lo andrò a pucciare, come si dice, qua da noi era un classico. Mangiamo, forza! Buoni? Sì. Alla prossima ricetta.